Emma De, 17 anni, e fatto altro spando, e creatrice del suo programma radio, Cutie Candy. Yay! Ok, cominciamo. In questo programma radio parleremo delle novità HP, degli eventi e delle tue project. In più parleremo di attualità ed infine avremo l'ospite della settimana. Alla fine canterò qualcosa per voi. Cominciamo subito con le novità HP. Yay! Allora... Maria Bucci, ex member delle Morning Musume, debuttatasi nel 2005 e nell'Herbal Club nel 2009, canterà la nuova opening di One Piece. La canzone si intitola Kaze wo Tagashite. Allora, sentiamolo un po'. Parliamo anche di altri membri HP. Ecco qua. Questo periodo ha un mese di singoli, uno dopo l'altro. Il 6 gennaio è uscito Shock delle Cute. Il 1 febbraio è uscito Onegami Date Nezu Ikinai, 42esimo singolo delle Morning Musume. Il 3 marzo uscirà Tomodachi wa Tsubasa ni Anda, 22esimo singolo delle Barrett Kobo. E il 24 febbraio uscirà il quinto singolo delle Cute, intitolato Shocking. In più le Buono hanno fatto uscire il loro decimo singolo il 3 febbraio ed il loro terzo album il 10. Non è fantastico? Altro che se lo è! Ma cosa che ci stupiscono di più sono le nuove Limit. E Smile Days faranno il loro ultimo singolo indie, Otonani, Naruto e Katashi. E le Guardian Spore, dopo Going On, faranno uscire il loro quinto singolo Happy Ending a fine marzo. Nel 2009 nuovi gruppi sono rinati, come le Mini Money, costituite da Mika Todd e Mary Yaguchi, sostituita poi da Itakashi, Nozomi Tsuji e Aikago, ora rinati, si chiama Mini Money Revival, composto da Lin Lin, che fa parte del Money Musume e della leader, Kanon Fukuda è una membro delle Smileys, Kairi Miyamoto e Akari Takeuchi sono due ex, ma anche le Biyu Dance, capitanate da Rika Ishikawa, membro della Money Musume, e seguita da Erika Miyoshi e Yui Okada, sono rinati. Ora si chiamano Zoku Bioden, dove Jun Jun, membro delle Morning Musume, è la leader, ed è accompagnata da Sayumi Michishige, anche lei membro delle Morning Musume, e Risako Sugaya, facendo parte delle Berit Kobo. Anche le ZYX rimangono. Sono Momoko Tsubunaga è rimasta, ma Mai Yaguchi, ex leader graduatasi nel 2009, Erika Yumeda graduata nello stesso anno, e Megumi Murakami, graduata nel 2006, non ci saranno. Ma Ikumi Yajime e Saki Shimizu fanno parte di una nuova unit chiamata High King, e Momoko è l'unica membro rimasta, ma non sarà la leader, poiché il gruppo sarà capitanato da Risa Nigaki, sub-leader della Morning Musume. Momoko avrà due berries con te, Chinami Tokunaga e Maasa Sudo. In più, due membri delle Smile Age, alias Ayaka Wada e Saki Ogawa, saranno gli ultimi due membri rimasti ad unirsi. Ma ora basta parlare di HP. Concludiamo con un sondaggio. Quale attuale leader dei principali gruppi preferite? Ai Takashi, membro del Morning Musume dal 2001 e leader dal 2007. Saki Shimizu, leader delle Berit Kobo dalla fondazione nel 2004. Mayumi Nejima, membro e leader delle Cute dal 2005 dalla fondazione. Momoko Tsubunaga, membro ormai delle Buono dall'inizio del 2007 e leader dal 2008. Aika Mitsui,
leader delle Guardians 4 dalla loro fondazione nel 2008, Maya Kawada, nuova leader di un nuovo gruppo chiamato Smile Age, nato poco mesi fa. Votate commentando il video su YouTube e la prossima volta vi dirò chi ha vinto. Ma ora parliamo delle Twelve Project, delle news. Dopo la Grand Graduation, avvenuta il 1 gennaio 2010, altre graduation non mancano nel gruppo Kawaii Star, ma allo stesso tempo ex membri tornano a cantare. Viene attivata la novità dei concerti e la sottoscritta si sta impegnando duramente per portare avanti il proprio. Vi dico le date dei concerti più importanti. Ok, ecco qua. Allora, il 28 febbraio del 2010 sarà il concerto che coinvolgerà tutti i membri. Il 29 marzo del 2010 sarà un altro concerto delle Cutie Girls, che è una Sheffield Unit, canteranno un concerto delle Cute. Il 18 aprile del 2010 ci sarà un concerto dove Chisama, una delle soliste delle Twelve Project, canterà. È il primo concerto da solista, ma in alcune canzoni è accompagnata da altri membri delle Kawaii Fresh, Alessere, Barry e Kina. Il concerto del 27 gennaio è stato strepitoso, è piaciuto a tutti e di questo ne sono veramente contenta. Ora ragazzi andiamo avanti con l'iniziativa EP, scusatemi. I raduni. Manca poco al secondo raduno italiano e tra qualche mese ci sarà anche in Germania. In più, una nuova iniziativa sono i DVD Magazine che spotlano nelle Twelve Project e i nostri cantanti diventano Goobers. Non perdete tempo e unitevi a noi, capito? Unitevi!